Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... Sul palco del Barnum Seminteatro della Garbatella va in scena il Catamarano, un monologo, o meglio dire un racconto di vita, nata dalla felice idea di Gabriele Mazzucco e reso vivo da Andrea Alesio, che sul confidenziale palco del bellissimo Teatro della Garbatella riesce a trasportare lo spettatore attraverso una storia di una singola persona che diventa un cammino corale che ci fa riflettere, commuovere, ridere. Il Catamarano è la storia di un uomo d'altri tempi, Angelo Mario, raccontata dal punto di vista del nipote, quindi la voce narrante è questo ragazzo di Ortona che si trasferisce a Roma per vivere il suo sogno da attore, che man mano che racconta i propri eventi li intreccia con quelle che sono state le esperienze anni prima vissute dal nonno, non a Roma ma in giro per l'Europa come italiano all'estero, poi nel proprio paese, poi l'esperienza da padre, da genitore e poi appunto da nonno, e racconta un pochettino uno spaccato di quella che era l'Italia di 60 anni fa paragonata a quella che è la vita di oggi. Un'Italia fatta da persone che uscivano dalle difficoltà della Seconda Guerra Mondiale e che si preparavano a quello che poi sarebbe stato il boom economico, mentre la vita di Andrea, del protagonista, della voce narrante, è una vita di un ragazzo proiettato verso un futuro che sembrava, come per tutta la generazione, un futuro roseo, e invece poi si deve scontrare quotidianamente con tante difficoltà. Nonno, ma che ci fai qui? Dove sta l'armata delle tenebre? Nonno, ma mi spieghi che ci fai qui? Niente, senza rispondermi si era già avviato su per le scale. Fermarlo con la forza era impossibile. Io ci provai con le parole, ma niente. Gradino dopo gradino era già arrivato davanti la porta di casa di Ahmed e aveva iniziato a bussare con il suo bastone. La porta si aprì. Da dietro la porta apparve un ragazzo, non era neanche troppo piccolo, doveva essere il figlio più grande di Ahmed, io non l'avevo mai visto prima d'ora. Era arrabbiato e si fece addosso a mio nonno che col bastone in mano gli disse: «Levete Demenz, non è con te che voglio parlare, che tiene 20 anni, tu quando sei nato già gli protestate, fammi chiamare tuo padre!» Da dietro il ragazzo sentimmo la voce di Ahmed, svegliato da quel frastuono improvviso. «Che succede? Che volete a casa mia?» Ahmed, senti un po', qua ci sta mio nipote che la notte non dorme, mentre a quanto pare tu il giorno dormi senza problema, a parte oggi, si capisce? Iniziamo dal 28 settembre 2019, diciamolo l'anno, tanto chissà se questa la vedono pure fra 20 anni, almeno se lo ricordano, e poi anche con il 5-6 ottobre proseguiamo al Barnum Seminteatro La Garbatella. Com'è recitare in un monologo? È anche una grande fortuna per un attore avere questa possibilità. Perlomeno per me lo è stata. È stata una sfida all'inizio, è stato difficile, è stato anche molto bello. Lo è stato come prova in sé e lo è stato per quello che questo spettacolo racconta. Perché racconta la storia di una persona qualunque, e forse anche per questo diventa un po' la storia di tutti, di chiunque guardandola vuole immergersi in essa e ritrovare anche qualcosa di sé. E racconta la storia di un nipote ed un nonno, dell'intrecciarsi delle loro vite, un nipote ed un nonno che attraversano fatti che poi hanno inevitabilmente attinto alla vita dell'autore di questo monologo ed anche un po' alla mia. Ed oltre a queste due vite, insomma, abbiamo capito dalle vite che abbiamo osservato e ci è piaciuto lavorarci un po' intorno per raccontare una totale assurda, vera, profonda normalità. Comunque, quando Ahmed si accorse che stavo andando veramente da lui, mi accolse con un sorrisone ed iniziò ad elencarmi tutta l'offerta.
Vuoi cascia, agrifoglio, azalea? No, veramente no. Allora vuoi betulle o bianco speno? E niente. Chissà da quant'era che se li era imparati tutti a memoria e non vedeva l'ora di dirli a qualcuno. Ma noi dovevamo risolvere il problema di casa. Io con lui dovevo parlare di quello. E noi eravamo ancora soltanto ai fiori con la B. Vuoi calla, un ciclamino? Sì, un ciclamino, grazie. Un ciclamino. No, guarda, no, no, era per fermarti. Ciao, io mi chiamo Andrea, piacere. Abito qui da poco, proprio sotto casa tua. Ecco, vedi, siccome quando tu sei al lavoro, sopra, con i piedi, fanno un rumore che sembra che ci siano 10 persone, 9 persone. Questo spettacolo nasce proprio come monologo, un monologo che ho scritto in brevissimo tempo, in meno di 2 giorni. E mi piace molto scrivere in generale per il teatro, ma i monologhi mi permettono di avere una scrittura più prolifica e anche più diretta, perché è possibile passare a linguaggi diversi, diversi piani della narrazione, quindi mi dà una libertà e meno vincoli rispetto alla scrittura poi di un testo invece a più attori e più voci. Siccome viveva praticamente attaccato alla slot, dall'orario di apertura a quello di chiusura, i parenti, gli amici venivano a trovarlo lì nei giorni di festa per fargli gli auguri, come ad esempio a Pasqua, a Ferragosto, il 1° maggio. Noi eravamo aperti perché erano turni pagati il doppio e Peppe era sempre lì, con noi. Una volta a Pasqua venne il figlio di Peppe con i 2 nipoti per fargli salutare il nonno. Ciao papà, come stai? Sta buono, papà, sta buono. Che stavo per farci anche botte, ma invece del nonno forziere mi è uscita la fragola di merda. Ciao belli di notte, come state? Papà, ti rilascio un attimo qui, che ho parcheggiato in seconda fila. La metto meglio e torno, ok? Sì, vai, 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 che te li guardo io. Vai, vai, che te li guardo io. Vai, vai, te li guardo io, te li guardo. Vai, vai, che te li guardo io. La situazione del teatro a Roma per un giovane attore. Allora, per fortuna per il giovane attore, puoi chiederlo a qualcun altro, io ormai ho scavallato, anche se me li porto benissimo i miei anni, non sono più giovane, inizio ad essere al massimo giovanile e questo è un grande problema, è un grande salto, un grande scavallage, come dire, no? Lo dico un po' in francese, anche perché quest'anno, signori miei, in stagione andremo anche in Francia con il Catamarano. Anticipazione, ve lo diciamo, siamo molto contenti, molto onorati. Non so in che lingua reciteremo questo testo, ma e c'est la précision qui fait la différence, allora andiamo avanti. Come il teatro a Roma, ci sono tanti teatri. Sono tanti teatri e il teatro, invece, come essenza superiore a questi edifici, è una situazione abbastanza complessa, variegata, non è facile. Né vivere di teatro, né è facile far vivere i teatri. Ci sarebbero tante cose da poter dire al riguardo. C'è voglia di evitare il qualunquismo da parte mia, però da quella che è stata l'esperienza degli ultimi 12 anni ci siamo resi conto che purtroppo, forse per fortuna, non lo so, la passione non basta, il talento non basta, molto spesso non bastano i soldi, non bastano i fondi, non bastano gli strumenti ad oggi a disposizione per tenere su un'offerta culturale, possa essere anche ricreativa, che possa essere una possibilità offerta alle persone, tutte quelle che del teatro vogliono solo essere appassionati e spettatori, quelli che vorrebbero cimentarsi in questa attività anche solo con un approccio laboratoriale semplice, così, da puro appassionato che vuole appunto cimentarsi. Non è facile, ma non è facile nemmeno cancellarlo il teatro, e non ci riusciranno. Non è un proclama, è la verità. Mo ma da fa parla, ma la Andrea non rispondere al regista. Ma da fa parla, ma la Andrea non rispondere al regista. Ma da fa parla, ma la Andrea, smettila oppure sei fuori dal catamarano per sempre. Capirai, guarda qua, per lo dispiacere, guarda qua, stiamo tremando proprio, mo me muore per lo dispiacere, anzi sai che ci sta, ma me le faccio da soli sto catamarano, non è possibile, no, perché i diritti li ha comprati mio padre. Ah sì, allora lo sai che ci sta, mi scrivo un monologo, me le scrive da sole, lo dedico a mio nonno, quello che è il rincoglionito, tu sei il rincoglionito, e gli metto nome proprio il catamarano. Ah, così lo vediamo, se tu e papà lo Torino, ma c'è da fermare. Che posso venire con te? Giovanni Padovani,
attore anziano della compagnia, 50 anni, 30 anni di teatro sulle spalle. Povero, poverissimo, fino al midollo, come chiunque si approccia a questo mestiere senza avere le spalle coperte. Il Barnum Seminteatro è un teatro localizzato nel quartiere della Garbatella, che nasce qui alla Garbatella perché qui nasce anche la nostra compagnia. Una compagnia che per tanto tempo è stata in scena in un altro teatro grande, probabilmente all'epoca più conosciuto del Barnum, che era il Teatro Ambra della Garbatella. E da quell'esperienza un gruppo di attori, scrittori, registi ha deciso di prendere il proprio piccolo spazio, il proprio piccolo laboratorio e di creare da zero questa realtà, questo Barnum Seminteatro, che al momento è uno dei tre Barnum che poi nel tempo abbiamo aperto e che stiamo aprendo, che sono dislocati su Roma. Motore, partito. Marcello, come here. Ma dice a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è...